Benvenuti alle video interviste di Scandicci e benvenuta, bentornata, diciamo, alla dottoressa Tiziana Barchiesi, psicologa e psicoterapeuta. Grazie di essere con noi, dottoressa. Grazie a lei. Qualche giorno fa parlavamo degli effetti dati da queste settimane di semi-lockdown, semi-confinamento a casa, effetti di carattere psicologico. Parlammo di quello che può o che succede su bambini e anziani. Questa volta parliamo di quello che succede ai giovani. Dunque, dottoressa Barchiesi, cosa possiamo dire per quanto riguarda i giovani, intendendo gli under 35? Possiamo dire che inevitabilmente anche questa fascia di età è particolarmente colpita dal Covid e da tutto quello che comporta, in maniera particolare rispetto alla chiusura. Questo è sovrapponibile rispetto a quello che dicevamo la scorsa volta, sia che per i bambini, gli adolescenti e gli anziani, perché ci troviamo di fronte alla seconda nuova chiusura. Ma in maniera particolare ha molto senso per quello che riguarda gli under 35, perché in qualche modo erano già, diciamo, un po' instabili ancora prima del coronavirus, mi spiego meglio. Si tratta di una fascia di età, sì, perché altrimenti così rimane un po', si tratta di una fascia di età di persone che in qualche modo si stavano affacciando nel mondo del lavoro da poco. Qualcuno forse ancora era alla ricerca del lavoro, qualcun altro aveva investito non soltanto da un punto di vista emotivo, ma magari anche da un punto di vista economico. Quindi capisce bene che in questa fase storica, con tutto quello che comporta, quello che significa la chiusura, soprattutto per alcuni settori, tanti di loro possono trovarsi in seria difficoltà anche economica. Sì. Con una difficoltà poi da un punto di vista psicologico rispetto anche a riuscire a guardare oltre a quello che potrà essere fra un po', alla possibilità di ricominciare a lavorare come prima, perché inevitabilmente le difficoltà ce ne sono tante, sono molto oggettive. E quindi tutto questo ha una ricaduta da un punto di vista psicologico. Sarà sicuramente molto frequente in queste persone avere dei seri importanti disturbi del sonno, delle oscillazioni anche del tono dell'umore, perché è quello che comporta la situazione attuale. Quindi sono preoccupazioni legate al lavoro, ecco, all'attività professionale. Sì, sono preoccupazioni legate all'attività professionale, preoccupazioni che ad esempio in alcuni casi magari i giovani padri non riescono neanche a dirlo di non avere più un lavoro. Questo ha un ulteriore peso, no? Poi un ulteriore ricaduto anche in termini familiari. Questo sì. Dunque, quindi, così come l'altra volta le chiesi quali possono essere i campanelli d'allarme in famiglia per capire che un congiunto, un familiare, eventualmente sta accusando questi disturbi, qui cosa possiamo dire? Non è facile da leggere, nel senso noi grandi, noi adulti, spesso siamo più capaci di nascondere rispetto a quello che succede, ad esempio, a un adolescente, no? Quindi sicuramente non è molto semplice. Credo che la cosa importante sia per chi vive questo momento, questa difficoltà, potersi aprire all'altro, potersi confidare con l'altro, che sia una moglie, che sia un marito, un genitore, e poter dire le cose che stanno avvenendo. Perché no, con le giuste parole poter spiegare anche ai figli, no? Perché poi magari capita che i bambini, i ragazzi fanno delle richieste e non sempre sono sostenibili. Quindi direi che il consiglio che mi sento sicuramente di dare alle persone che stanno vivendo questo momento di difficoltà, di cercare di uscire da quella che è la solitudine che tutto ciò comporta. Certo, possiamo anche stabilire una differenziazione di genere. Chi può patire di più fra maschi e femmine? Non la definirei tanto in termini di chi può patire di più o di meno, però parlerei un po' di predisposizione, Sì. nel senso che anche la ricerca ci ha dimostrato come le donne siano più sensibili in qualche modo al tema del Covid con tutto quello che comporta, nel senso che con più facilità potrebbero sviluppare una depressione. E sì, e questo perché innanzitutto c'è una maggiore, diciamo, predisposizione per il genere femminile a poter sviluppare la depressione in determinati contesti, ovviamente. E l'altro aspetto importante è che le donne non solo possono avere la preoccupazione per quello che riguarda se stesse, quindi la preoccupazione di ammalarsi in prima persona, ma svolgendo una funzione anche di accudimento all'interno delle famiglie, spesso le donne sono anche
esposte alla preoccupazione per i propri figli, per i propri mariti e in tante altre situazioni molte donne si prendono cura anche dei genitori o che li abbiano in casa o che non li abbiano in casa. Quindi in qualche modo la donna ha la preoccupazione per sé e per tutte le altre persone delle quali si occupa. Ah, indubbiamente. E quindi per provare a evitare di fare da parafulmine, diciamo, di tutte queste tensioni, cosa può fare una giovane donna per tutelarsi? Cercare di chiedere aiuto anche in questo caso e di poter condividere le preoccupazioni. La parola magica è sempre quella, comunicazione. E condivisione, E condivisione, assolutamente sì. sperando appunto di avere un partner per assolvere a questo ruolo, che il ruolo di partner in certe situazioni deve essere anche questo, proprio di Assolutamente. ausilio. E mi viene da aggiungere un'ultima cosa nel caso in cui la persona si rende, sia uomo che donna, insomma, si rendesse conto che la difficoltà è tale e tanta, pensare anche di poter chiedere un aiuto a uno specialista. Non è sempre così facile poter pensare di potersi avvalere di un aiuto di uno specialista, però forse in alcune situazioni può essere una valida risorsa. Grazie dottoressa Barchesi per la chiarezza con cui anche questa volta ha delineato la situazione che stiamo vivendo e grazie a voi per averci seguito.